Adesso un altro momento molto bello, toccante. Il pontefice si recherà davanti all'immagine della Vergine di Maria Santissima di Porto Salvo. A lei rivolgerà la sua preghiera perché aiuti e sostenga quanti ogni giorno affrontano i tanti pericoli del mare per garantire alle proprie famiglie il sostentamento necessario alla vita. Ascoltiamo la preghiera di Papa Francesco. Oh Maria, stella del mare, ancora una volta ricorriamo a te per trovare rifugio e serenità, per implorare protezione e soccorso. Madre di Dio e Madre nostra, volgi il tuo sguardo dolcissimo su tutti coloro che ogni giorno affrontano il pericolo del mare, per garantire alle proprie famiglie il sostentamento necessario alla vita, per tutelare il rispetto del creato, per servire la pace tra i popoli. Protettrice dei migranti e degli itineranti, assisti con cura materna gli uomini, le donne e i bambini costretti a fuggire dalle loro terre in cerca di avvenire e di speranza. L'incontro con noi, con i nostri popoli, non si trasformi in sorgente di nuove e più pesanti schiavitù e umiliazioni. Madre di misericordia, implora perdono per noi, che resi ciechi nell'egoismo, ripiegati sui nostri interessi e prigionieri nelle nostre paure, siamo distratti nei confronti delle necessità e delle sofferenze dei fratelli. Rifugio dei peccatori, ottieni la conversione del cuore di quanti generano guerra, odio e povertà, sfruttano i fratelli e le loro fragilità, fanno indegno commercio della vita umana. Modello di carità, benedici gli uomini e le donne di buona volontà, che accogliono e servono coloro che approdano su questa terra. L'amore ricevuto e donato sia seme di nuovi legami fraterni e aurora di un mondo di pace. Amen. E questa era la preghiera del Papa Maria, stella del mare, protettrice dei migranti e degli itineranti, perché assista con cura materna questi fratelli costretti a fuggire dalle loro terre in cerca di avvenire e di speranza. Nella sua preghiera il Papa, come avete sentito, ha chiesto alla Vergine di intercedere per la conversione del cuore di quanti generano guerre, odio e povertà e per quanti sfruttano i fratelli. L'immagine della Vergine di Maria Santissima di Porto Salvo è stata incensata da Papa Francesco. E al termine di questa celebrazione Dio Padre ci benedice per mezzo di suo Figlio e nello Spirito. Disponiamoci dunque a ricevere la benedizione da parte del celebrante, questa mattina da parte di Papa Francesco. Prima di darvi la benedizione, voglio ringraziarvi una volta in più a voi lampedusani per l'esempio di amore, per l'esempio di carità, per l'esempio di accoglienza che ci stai dando, che avete dato e ancora ci dai. Il Vescovo ha detto che Lampedusa è un faro, che questo esempio sia faro a tutto il mondo, perché abbiano il coraggio di accogliere a quelli che cercano una vita migliore. Grazie per la vostra testimonianza e anche voglio ringraziare la vostra tenerezza,
che ho sentito la persona di Don Stefano. Lui mi raccontava sulla nave quello che lui e il suo viceparroco fanno. Grazie a voi e grazie a lei, Don Stefano. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.